Castelvolturno sarebbe un posto bellissimo se lo Stato potesse cambiare rotta e non considerarlo più lo sversatore della regione Campania. Io quando parlo di Castelvolturno mi fa sempre tanto male, perché io a Castelvolturno ci sono, diciamo, venuta da bambina e quindi ho visto il sogno Castelvolturno. Era frequentata benissimo ed era un posto che quando eravamo bambini era veramente bellissimo. Quindi io ho vissuto anche la trasformazione, territorio che nasce a vocazione turistica e adesso è il territorio che è la terra di tutti. Record sicuramente sui beni confiscati, ne abbiamo circa 150. Record dell'abusivismo è noto in televisione per il fenomeno dell'abusivismo, prostituzione, droga, illegalità diffusa, disastro ambientale, dispersione scolastica. Mi ricordo che era il 16 agosto del 1999 e mi accorsi che c'era un movimento di amici cittadini che cercavano di risolvere una bella problematica di questo territorio che è ed era la prostituzione, la droga, spaccio e quant'altro. E avevano praticamente creato l'occupazione della Domiziana con tavolini la sera, invece della prostituzione ci eravamo praticamente presi lo spazio che spetta di diritto ai cittadini onesti. L'associazione nasce proprio per la volontà di voler cambiare qualcosa e quindi è un'associazione che comincia a fare subito rete con le altre realtà del territorio, che cerca comunque in qualche modo di avere contatti e continui, diciamo, colloqui con le istituzioni non solo locali ma anche regionali. Però purtroppo dopo anni di continue manifestazioni, di continue, diciamo, presenze in prefettura, in comune, un po' dovunque, ci siamo resi conto che effettivamente era un po' troppo pretenzioso l'obiettivo che volevamo fare. E quello che poi volevamo portare avanti. Quindi a questo punto, poiché questa associazione è al femminile, quindi fatta da donne, quindi da mamme, cominciamo a pensare che magari potevamo ottenere sicuramente un risultato nel momento in cui cominciavamo a lavorare con i bambini, perché anche i bambini di Castelvolturno avevano bisogno di un'opportunità. È un territorio dove non c'è molta offerta per quanto riguarda il ludico ricreativo per questi ragazzini e né tanto meno centri di aggregazione. E quindi nel 2002 cominciammo a chiedere e ottenemmo il primo bene confiscato su questo comune, anche nella provincia di Caserta, e dal bene confiscato è nato praticamente il sottratto alla criminalità e dato al sociale. E qui nasce il centro di aggregazione per minori dai 6 ai 14 anni, che ormai è al suo 15° anno, e vuole essere un collante tra la scuola e la famiglia. È un punto di riferimento per le famiglie, per i ragazzini e comunque cerchiamo anche poi, oltre al famoso recupero scolastico, oppure laboratorio di scrittura o laboratorio di lettura, affianchiamo dei laboratori, diciamo, ludici, quale il laboratorio musicale, teatrale, degli antichi mestieri, per dotarli non solo di strumenti che possono essere poi fini a se stessi, ma soprattutto per allontanarli dalla strada. I bambini sono un po' cambiati, io li vedo meno sognatori e questo mi fa un po' male, un po' meno curiosi. Forse la colpa però è un po' nostra, cioè io penso che non sia loro la responsabilità, ma siamo noi adulti che in qualche modo li abbiamo fatti diventare un po' così, troppo materialisti e poco sognatori. Il mio intento è quello di fare in modo che la musica possa rafforzare il messaggio che poi l'associazione Arca con tutte le attività che realizza vuole fargli passare, che è quello di vivere davvero con cognizione la vita, quindi con consapevolezza, di non intraprendere dei percorsi che magari possono sembrare affascinanti, possono sembrare più facili. Perché magari ti aiutano ad arrivare, ecco, alla cosa in maniera più diretta e prima. Voglio dire, spacciare un po' di marijuana ti consente di comprarti il telefonino ultima generazione nell'immediato. Quello che invece proviamo a fare è dire che magari fare un percorso di studio adeguato ti consentirà invece di trovare il lavoro della tua vita e poterti consentire di fare tante altre cose sicuramente più belle. Dai.
metti un po' di farina qua dentro, così facciamo proprio un panino, tocchiamo un po' di farina. Con i fondi dell'8x1000 abbiamo potuto comprare in primis le attrezzature e quindi tutto ciò che riguardava il laboratorio musicale, e quindi ci siamo dotati veramente di casse, di strumenti che poi ci serviranno comunque anche per altro, magari anche quando facciamo feste oppure conferenze, quindi ormai abbiamo una bella attrezzatura. Abbiamo potuto comprare anche un PC, una stampante, abbiamo avuto la collaborazione di una educatrice che ha potuto seguire e coordinare i laboratori, abbiamo potuto fare il laboratorio di cucina, il laboratorio di antichi mestieri, quindi abbiamo lavorato proprio bene. Voglio farmi solo un augurio, voglio augurarmi che queste nuove generazioni di piccoli, quindi di minori proprio, e queste nuove generazioni di ragazzi che già hanno 18 anni non vedano solamente come unica via quella di andare via e di fuggire, ma il faticare, che costa molto, molto, cercare di riuscire a realizzare il proprio sogno e il proprio lavoro qui senza dover andare fuori. Perché per quanto possa sembrare facile prendere la valigia e andare via, però poi ti rendi conto che mancano le radici, cioè ti manca la famiglia, ti manca il tuo mondo, che per quanto sia disastrato, però ne trovi sempre un qualcosa di bello per cui restare, per cui viverci, per cui pensare di lottare per migliorare.